Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché farò un video che non ho ancora mai fatto sul canale, ma che mi piace molto guardare, che è lo study vlog. Anche se non inizio tanto in forma di study vlog perché io ho appena finito di farmi la doccia, sono circa le 11 e stamattina no, ho deciso di non studiare. Se sentite un rumore strano è Simba che gioca con il suo porcellino che fa questo rumore. Vabbè. E niente, mi sono appena lavati i capelli e ho deciso di farvi vedere i prodotti che uso io perché li provo veramente da tantissimo tempo e mi trovo benissimo. Per chi magari ha i capelli come me mossi e che quindi col phon vengono un po' maluccio e li fa asciugare da soli, per valorizzare un po' i ricci, vi faccio vedere cosa uso. Allora, lo shampoo barra balsamo che uso è questo qua dell'Oreal, è il Viva Olio Straordinario, un low shampoo, quindi non fa schiuma, deve piacervi e questa è la formulazione per capelli secchi e fragilizzati. Io lo provo da davvero tantissimo tempo e mi piace molto, anche perché fa sia da shampoo che da balsamo, quindi per me è fantastico e mi toglie tutti i nodi e non avevo mai trovato uno shampoo barra balsamo che mi togliesse realmente i nodi, perché io avendo i capelli mossi non li spazzolo e questo mi serve moltissimo. E poi uso questo qui da mettere dopo aver lavato i capelli per ridefinire i mossi. Ne va messo poco perché altrimenti rende i capelli un po' duri, però se no mi piace molto. Ora che ci siamo dati qualche consiglio, bisogna tornare alle note dolenti, ovvero vi volevo far vedere qual è il programma di oggi dello studio. Allora, questo è il mio solito piano che vi ho fatto vedere anche nel video sul metodo di studio. Oggi è venerdì 10, quindi devo leggere perché ora sono ancora alla fase della lettura. 42 pagine di sistemi giuridici comparati, che è questo libro qua, e manca veramente poco per finirlo. Infatti lo finirò entro sabato, quindi in 2 giorni lo finisco. E poi da storia, leggere in teoria 40 pagine, però me le ho accumulate da ieri che non ho fatto in tempo a farle e sono 80, però vediamo se ne faccio metà oggi e metà domani oppure tutte domani. Vediamo, vediamo. E quindi questo è il libro di storia, il primo libro, quindi storia del diritto in età medievale moderna e sistemi giuridici comparati. Se qualcuno che ha fatto giurisprudenza li ha già fatti, per favore datemi qualche consiglio. Inizierò a studiare dopo pranzo, quindi adesso mi metto a fare qualcosina, magari guardo un po' di serie TV, che sto guardando Jane the Virgin, che lo so che è uscita adesso la quinta stagione, ma in realtà non l'avevo mai vista, quindi sono alla terza, per favore non mi spoilerate niente, per ora mi sta piacendo molto. E bom, quindi ora metto a vedere Jane, poi preparo il pranzo, penso mangeremo della pasta con del sugo. È arrivata l'ora di pranzo, quindi ho deciso cosa mangiare. Queste mezze maniche della Tremolini insieme al sugo alla bolognese che praticamente del ragù delle delizie del sole. Speriamo sia buono questo sugo perché non l'ho mai provato. Prima del pranzo un biscottino della fortuna che sono questi qua presi alla Lidl. Vediamo cosa mi uscirà come frase. Mi è uscita la frase con costanza si fa sempre strada. Giusto? Giusto. Soprattutto oggi che sarà un giorno intenso di studio me lo ricorderò. Buon appetito! Ragazzi, è uscito anche il sole! Yeah! Bene, direi che è arrivato il momento di mettersi a studiare. Comunque, volevo anche farmi vedere come sono venuti i capelli. Sono, si vedete, ricci. E il riccio si è molto definito, perché io normalmente li ho più crespi. E definendo il riccio, un po' il crespo si toglie. Ora sono ancora leggermente bagnati, perché invece mettono un sacco ad asciugarsi, anche se sono passate ore. Allora, io direi di iniziare dalle 42 pagine che devo fare di sistemi giuridici comparati. Tra l'altro questo libro lo odio perché le pagine sono talmente sottili che non si può evidenziare con un evidenziatore, ma devo per forza evidenziare con una matita, altrimenti non si legge poi il testo dall'altra pagina. E ho segnato il mio punto di inizio con questo post-it, o segnapagina, e il punto di fine con quest'altro. Bene, è il momento di mettersi al lavoro. Accendo una candela, questa è quella di Dual Candle che mi hanno regalato a Natale, ha un profumo buonissimo. Ho già trovato il gioiellino, magari dopo, se vi ricordo, ve lo faccio vedere perché l'ho dovuto togliere per la doccia. Ok, la candela è accesa. Pronti.
passata circa un'ora e quindi io mi faccio i miei 10 minuti di pausa, ma sono andata a prendervi il gioiellino che ho trovato dentro la Jewel Candle e ora ve lo faccio vedere. E vi faccio vedere anche un'altra cosina che mi hanno inviato che mi piace un sacco e ci tengo a condividerla con voi. Questo è il gioiellino che ho trovato dentro la candela che vi ho fatto vedere prima. È questa bellissima stellina tutta brillantinata e mi piace un sacco, molto carina. Solamente che ho paura di rovinarle, quindi quando faccio la doccia, eccetera, la tolgo, ma altrimenti ce l'ho sempre addosso. E poi guardate qui, Lala Lab tramite l'applicazione Octoly mi ha inviato questo libricino. Voi potete scegliere il numero di pagine e ve lo stampano. Io ho scelto di farlo a tema cani, questa ad esempio è la copertina. Le foto hanno una qualità davvero altissima. Voi potete stampare la vostra foto, in questo caso il mio dado, e scrivere sotto anche una frase e così via. Veramente la qualità è ottima. Se volete farlo, io ho un codice sconto per voi che è Alice Latte, scritto tutto maiuscolo, e avete 8 euro di sconto se è il vostro primo acquisto, oppure il 25% di sconto se siete già clienti, diciamo. Quindi ci tenevo a mostrarvelo, a me è piaciuto molto perché è un ricordo. Noi siamo abituati molto ad avere le foto nei telefonini, ma secondo me vale la pena anche magari ogni tanto stamparle. Il costo di questo libricino è circa di 12 euro, 13 euro se lo fate con il minor numero di pagine, che è quello che ho fatto io, però comunque ce n'è abbastanza, mi sembra 24, 25, qualcosa del genere, di foto che potete scegliere. Quindi con il mio sconto Alice Latte, se siete al pr vostro primo acquisto, vi viene a costare veramente pochissimo, tipo 4-5 euro. Quindi io, fossi in voi, ci farei un pensierino. Comunque poi vi lascio tutto qua sotto, scritto in descrizione. Simba, lo vuoi? Lo vuoi questo pezzo di grissino? Lo vuoi? Mangialo, ci. È arrivato decisamente il momento di iniziare a studiare. Ho deciso di farmi un tè. Questo qua, che è buonissimo, è tè nero al mango e vaniglia. L'ho preso da altro mercato che ha tutte queste cose ecosolidali e bio. Ottimo. Davvero ottimo, mi piace. Ora vi faccio vedere anche la tazza che ho. Questa è la tazza in questione, è tipo un lama preso da Tiger. Ho anche la versione quella azzurra, quindi quella rosa e quella azzurra. E dovevano essere un regalo di Natale, solo che nei trasporti quella azzurra gli si è tipo rotto un pezzo qua nella tazza e quindi abbiamo ricomprato i regali di Natale e questi ce li siamo tenuti noi. Ho finito la parte che dovevo fare di sistemi, ho già segnato per domani da dove devo partire e dove devo arrivare, ovvero alla fine del libro perché domani finisco di leggerlo tutto e da dopodomani inizio la ripetizione, ma la parte più bella è poter sottolineare quando ho finito di fare una materia. Ora mi manca storia, ma penso che farò solo 40 pagine e queste altre 40 le farò domani perché oggi devo andare a cena fuori e voglio un po' di tempo per prepararmi. Dato che sono le 5 e 10, magari volevo fare un po' di merendina e non lo so. Qui ho varie cose. Penso che mi mangerò un croissant. Questi qua sono vuoti, ma a me piacciono vuoti. Allora, io mi sono un po' riposata, ho fatto merenda e sono le 6 meno un quarto, guardo là perché c'è l'orologio, quindi direi che è arrivato il momento di iniziare a fare storia, che spero di fare in un'oretta e mezza, tanto devo solo leggere. È già buio fuori, prima c'era un bel sole, ora è già buio. Uffa, non vedo l'ora almeno stasera di andare a mangiare fuori così mi distraggo un po' dopo questo pomeriggio di studio. Ah, e comunque io ho sempre addosso questo pigiamone a forma di unicorno. Sto cercando di tirare su il cappuccio. Ok, a forma di unicorno perché secondo me non si può essere belle e studiare. O carine perlomeno. Secondo me si studia in pigiama, in tuta, non ce la faccio studiare coi vestiti. Però dopo mi trucco, mi preparo. Ok, basta perdere tempo. Storia a noi. Thank you.
Infatti, durante il mio studio mi si è scaricato questo evidenziatore della tratto video che sono i miei preferiti, cioè hanno un tratto fantastico. Poi rimangono fluorescenti, belli. Però ho deciso di provare, anzi, in realtà ho già provato questo qua della Hitext. E niente, mi piacciono, hanno una punta particolare perché è grande, non so se riuscite a vederla. Solamente che durano molto meno rispetto a quelli della tratto video, però usiamo anche un po' questi perché ne ho veramente tantissimi e devo iniziare un po' a smaltirne, non usare sempre solo questi e poi ricomprarli avendone tantissimi di altre marche. Mamma mia, ragazzi, lo studio mi sta rincitrullendo. Però dai, mi mancano circa bla bla bla, una ventina di pagine. Ce la posso fare! Ho finito di studiare! Sì! Ora ho circa 20 minuti, 25 minuti di relax e poi iniziamo a prepararci insieme. Penso che mi vedrò un pezzettino di un episodio di Jane the Virgin che mi ha preso veramente. Comunque, guardate, ho ancora le decorazioni di Natale. Forse dovrei toglierle. Simba, sei felice che la mamma ha finito di studiare? Eh? Stai dentro la cuccetta tu? Ma la vuoi la pappa? Sì? E ora anche della tua pappa? Sì, amore Belu, amore Belu. È il mio patatino lui. Lui è il mio patatino. Stasera vedi Dado? Dado vedi? L'altro nostro patatino. Simba, la vuoi la pappa? Seduto, amore? Seduto? Ehi, seduto? Vai, non lo fai davanti alla videocamera, dai. Seduto, amore. Bravo. Vai. Che bravo. Io mi sto preparando e volevo farvi vedere il nuovo mascara di Sephora che si chiama Size Up che mi ha inviato Octoly, quindi ringrazio sia Octoly che Sephora per avermelo inviato e lo sto testando. Questo è il risultato, l'ho messo su quest'occhio e su questo no. Non so bene dove guardare. Allora, secondo me è perfetto per chi vuole un effetto naturale, perché anche se c'è scritto che comunque ha un super volume, io non l'ho riscontrato onestamente questo super volume, però per un effetto naturale è perfetto ed è anche modulabile. Quindi questo qua è il risultato. E l'ho applicato, sono 3-4 passate anche. Questo qua. Comunque vi lascio sotto il link di iscrizione, per magari qualcuno che è piccolino, che vuole iniziare a prendere il suo primo mascara, questo è perfetto perché non è troppo sbam, però dà già il suo effetto. Noi siamo in ascensore, che andiamo alla cena, vero amore? Questo è uno spoiler dei miei acquisti coi saldi. Questi stivali fino al ginocchio li adoro, ma poi farò un haul. Ciao Simba, ci vediamo dopo! Dado, ci vediamo dopo! Ciao ciao! Nonna, ma che bel fritto misto! Buono! Ti piace? Molto! E io hamburger di chianina con tartufo nero, non mi ricordo già più, cipolle caramellate e gorgonzola. Brava, Simo! E si finisce in bellezza con una bellissima torta alle fragole. Io sono tornata a casa, ora non mi resta che struccarmi e andare a nanna. Sono circa le 11. E domani mattina mi devo alzare verso le 9 perché devo andare a dare ripetizione al bambino dalle 9 alle 12:30. Quindi non posso andare a dormire troppo tardi perché sennò alle 9 non mi alzo mai più. E no, ho detto alle 9 alle 12:30. No, ripetizione ce l'ho dalle 10 alle 12:30, però mi alzo per le 9, così per le 9:30 parto. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e mi raccomando iscrivetevi al canale così mi supportate. Supportate oggi, sono un po' stanca, lo vedete agli occhi. Comunque il mascara, a parte tutto, regge benissimo, cioè non è sceso per niente, non cola. No, fa anche un bel effetto. Molto naturale, non dici super finta, mi piace. Comunque, boh, vado a nanna.
E quindi è arrivato il momento di salutare 5 di voi. E se volete essere salutati nel prossimo video, i primi 5 che commenteranno qua sotto verranno salutati. Voglio salutare Elisabetta Rubisse, Federico Giorno, Bomber Cost, Maria Tricarico e Co2412. Grazie mille per aver visto questo video. Vi voglio bene e noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Ciao!